Salve a tutti, friends, dal vostro Super Corris. Buona domenica, qualifiche e pagelle. Pagelle e qualifiche, chiamatele come vi pare. Quindi siamo qui a fare le pagelle delle qualifiche di ieri sera. Vi ricordo che oggi comunque seguiremo la MotoGP alle 2. Seguiremo la Formula 1 alle 20 e subito dopo mi troverete sul canale Viola Supercorris The Gamer per correre la mia gara col campionato di Formula Racing Italia che parte oggi a Monza con la Lambo Huracan GT3. Correremo la nostra gara di campionato, quindi per chi mi vuole seguire sto là. Perciò intanto ci vediamo la gara in diretta e vediamo cosa accade. Francamente è meglio averci dormito su, perché alle volte si rimane increduli di quello che si vede fare a Ferrari. E non è un problema, ragazzi, solo del team. È, come vediamo, un problema anche dei piloti. Cioè, il team sbaglia, i piloti sbagliano. Continua ad essere un tritume questa situazione che non sembra avere risoluzioni facili. Capisco che molti di voi mi dicono no, perché poi vedi, facendo anche sempre dirette di qualsiasi cosa fa la Formula 1, vedi anche il fanboy, vedi quello che non ha bene in mente cosa sta accadendo. Ragazzi, è ovvio. Cioè, ormai è ovvio che c'è una mancanza di qualità nel team e nei piloti. Non solo, perché Sainz 3 volte ha rischiato di prendere l'impeding, alla fine ce l'ha fatta. Abbiamo piloti talmente scarsi che non vedono manco quelli dietro che arrivano, come Leclerc a Monte Carlo. Bellissimo il siparietto di Vasseur che stava dicendo male a Leclerc. No, però Leclerc qua non si arrabbiare. Arriva Leclerc e Vasseur gli ha piatto in infarto là. Rimasto scioccato. E dei due, no, ma non è successo niente. Vasseur, no, ma il passo ci sta. Vabbè, sempre le solite cose, ragazzi. Ci sta il passo, vedremo. Fra 6 gare che hanno sicuramente bloccato anche lo sviluppo, il passo ci sta. E continueremo ad arrivare dietro. Comunque, va bene. Prescinde tutto ciò, se vi va iscrivetevi a tutti i miei canali, lasciate un like, seguitemi sui miei social, sul canale ufficiale Supercorris 84 di Telegram per le news in anteprima e i sondaggi con cui chiedo la vostra opinione. C'è il canale Viola, c'è la mia raccolta fondi, Supercorris and Friends, potete aiutarmi a raccogliere fondi da donare in beneficenza, basta 1 euro, trovate il link di PayPal in descrizione. Ragazzi, la beneficenza si fa sempre, fare beneficenza non significa donare 1000 euro ogni volta, fare beneficenza significa anche concedere 1 euro, 2 euro della propria quotidianità ha una causa benefica. A fine mese vi chiederò dove vogliamo inviare questi soldi e ringrazierò nome e cognome tutti coloro che hanno donato. Allora, ultima posizione, Guanyu Zhou, voto 1, male. Ci si aspettava un Alfa Romeo in ripresa, anche perché è una pista che poteva andare al caso. Alfa Romeo invece non è andata così, purtroppo. Yuki Tsunoda, voto 2. Beh, vedere che Tsunoda ogni 3x2 faceva qualche errore, qualche testa coda, ci fa capire quanto Yuki sia un pilota sostanzialmente sempre uguale. Stava anche ottenendo buoni tempi, ha preso anche 3 posizioni di penalità per impeding, ma poi all'atto pratico, quando bisogna stringere nelle prestazioni per ottenere il risultato, spesso lui non c'è. L'anno scorso ci ricordiamo che riuscì a sbattere in uscita dai box, andò dritto all'uscita dell'uscita box e distrusse la macchina contro il guardrail. Ragazzi, un pilota non si vede se ottiene 3-4 zone punti in un anno. Si vede anche di come si comporta durante gare e prove. E Tsunoda è un pericolo. Come lo è Logan Sargeant, che arriva al 18esimo, voto 3. Diamo un voto in più solo perché c'è la Williams, però abbiamo visto che Albon con la Williams ha fatto ben altro. Nick De Vries, voto 3, male anche lui. Ragazzi, questo doveva essere il nuovo Gasly, facci miracoli, rompo, spacco, campione del mondo là, vincitore di qua, pilota scarso, molto scarso. Eccone un altro, Lance Stroll, 3 posizioni di penalità per impeding, 16esimo, voto 2. Cioè, già sei uno scarso che fai paura, perché abbiamo visto che nei confronti del tuo compagno di squadra Alonso, che io posso capire, Alonso 10 anni fa ti distrugge sempre, vuol dire che, cioè, 10 anni fa stava lo top. Ma Alonso di oggi, che tu dovresti comunque stargli vicino e provarlo a sconfiggere, perché c'ha più di 40 anni e questo non lo vede mai, manco col binocolo, ti fa capire la scarsità di questo pilota. Questo è un pilota che se il padre non gli avesse comprato un team, non potrebbe correre in Formula 1. Speriamo che non si metta in mente, che ne so, di fare lo cuoco. Quello li compra mezzo di tutti i ristoranti che ci sta a Lucanada. Pilota scandaloso, lento, ha fatto anche lui l'impeding molto grave. Che vi devo dire, raga? Non lo so. Pilota che corre perché, boh,
Per Gasly non si può dare un voto a Gasly perché se non ci fosse stato il fenomeno di Sainz a bloccarlo, poteva fare sicuramente un tempo migliore. Certamente c'è da dire che anche lui parecchi errorini durante le prove libere, durante la qualifica, quindi Gasly non sta vivendo la miglior stagione ed è la stagione che doveva incoronarlo come pilota top. In questo momento sta abbastanza deludendo, come vabbè Valtteri Bottas è una delusione perenne. Voto 3. C'era il potenziale per stare nei primi 10? Sì, se si fosse svegliato, dato che Bottas invece non si sveglia e non si sveglierà più, non ha capito alunni bravi, non hanno capito questi qua, che Bottas è come Häkkinen nell'ultimo anno. Non è più abile di correre, i finlandesi come anche Raikkonen alla fine si demotivano e non possono correre più. Bottas sarebbe da rimuovere perché con lo stipendio di Bottas ci paghi 3 Ocon, 3 Gasly, che magari ti fanno qualcosina di meglio. Pilota in involuzione evidente e che non so cosa stanno aspettando. Cosa si possono aspettare da Bottas? Niente. Un 14° tempo e Ed Bourbon. Kevin Magnussen, voto 4. Voto 4 perché il tuo compagno di squadra riesce ad azzeccare il momento giusto di girare. Sta in prima fila e tu stai 13°. L'anno scorso è accaduto a lui nella sprint di Brasile di partire davanti. Però anche lui, stagione mediocre, deludente, ragazzi. Perché poi, cioè, non gli si chiede di vincere il mondiale o di vincere le gare, ma perlomeno di combattere. E questo sta sempre dietro. Cioè, se continua così, non so se verrà confermato, ve lo ripeto, ho i miei dubbi. Sergio Perez, voto 3, male. Male per tutto il weekend. Male nelle qualifiche, non è riuscito mai a trovare minimamente il passo. Mi fa ridere quando la gente mi chiede, ma secondo te c'hanno la stessa macchina Perez e Verstappen? Sì che c'hanno la stessa macchina. Il problema è che uno ce l'ha assettata e modificata e upgradata secondo quelle che sono le sue richieste. Quell'altro invece corre con la macchina preparata per l'altro. Non avete capito che il secondo pilota, storicamente, ma soprattutto il Red Bull, non riesce. Avete visto che la Red Bull per anni ha bruciato piloti forti come Albon, come Gasly, perché non riuscivano a guidare. Perché la macchina era fatta solo su Verstappen. Voi pensate che questo sia qualcosa che nell'ultimo periodo sia cambiato? No. Perez purtroppo sta guidando una vettura rispetto a quelle di Verstappen non è quella che si adegua alle sue caratteristiche. Non perché se avesse la vettura per le sue caratteristiche vincerebbe il mondiale o batterebbe Verstappen. Verstappen non lo batti lo stesso, perlomeno avrebbe un po' più di sprint. Vederlo 12° e partire dietro anche qua significa che c'è qualcosa che non va. Ogni anno succede così, Perez parte bene, fa delle grandi gare, metà stagione si perde completamente facendo scappare Verstappen verso il mondiale. Fine mondiale, ultima parte di mondiale, si riprende. L'anno scorso è successa la stessa cosa. Quindi, raga, poi se uno dice a pensare male si fa peccato, ma ci sa zecca. È così, è così. Perché Perez che fino a 3 gare fa ti vinceva le gare, faceva i giri veloci, il Gran Celem, e adesso non riesce più a fare nulla, non è normale. Quello poco esperto di Formula 1 pensa, ma Verstappen è troppo forte. Sì, ma è troppo forte, ma il secondo pilota con la macchina migliore del Circus nettamente può stare secondo, terzo, quarto, non 12°. Carlos Sainz, voto 0. Pilota vergognoso. Io vi ho detto, ho salvato Sainz a Monte Carlo, l'ho salvato a Barcellona. La gente mi ha accusato di essere pro Sainz, io non sono pro niente, io sono pro la verità. Sainz vergognoso, impeding nelle prove libere, solo chi non le vede le prove libere, per cui la gente fa i video, però non le vede. Ne abbiamo visto tutte le prove libere. Due impeding gravi nelle prove libere che già gli erano stati graziati, cioè Sainz è stato graziato dalla direzione gara, poi quando si dice che è tutto contro Ferrari, è stato graziato, ha fatto due impeding evidenti. Ne ha fatto un terzo nelle qualifiche e poi ha detto pure, è colpa mia, mi sono distratto. No, caro Carlos, non ti puoi distrarre, tu guidi in Formula 1. Tu non stai a fare un campionato di beneficenza sulla PlayStation 3. Tu guidi in Formula 1, ti devi svegliare. Ha fatto un incidente assolutamente inutile nell'FP3 quando tu sai che non ti giochi nulla. Perché ha visto l'incidente di Sainz? Sainz ha frenato talmente in ritardo come se stesse facendo un giro di qualifica che la macchina gli è partita e si è andata a schiantare. È normale questa cosa per voi? No, che non lo è. Significa che il pilota mentalmente sta sotto pressione e non riesce a dare il meglio, a performare. Lo stesso Sainz ha detto dopo le qualifiche, ma io dopo l'incidente guidavo in maniera molto più tesa. È quello che è accaduto anche a Leclerc a Miami, dopo che ha fatto l'incidente nelle libere in qualifica, in gara non riusciva a guidare perché era troppo teso e spaventato.
succede, ragazzi, ma il grande campione non fa questo. Il grande campione è il Verstappen, che se fa un errore ti recupera subito, ma anche Alonso, Hamilton. Invece purtroppo vedete i piloti Ferrari, vi ho detto sempre io, mentalmente stanno cadendo, mentalmente stanno avendo sempre più problemi. È inutile dire che non è vero, perché solo un folle non capisce ciò. Nell'arco di tutta la crisi Ferrari che si sta verificando in questo momento, ci sta anche la problematica piloti che non stanno mentalmente, fisicamente in pista. Cioè, col fisico ci sei, con la mente non capisci quello che accade. Non puoi prendere tutti questi impeding. Ci sono dei problemi. Sainz comunque era riuscito ad arrivare ottavo con questa penalità, retroceda all'undicesimo. Ragazzi, tre posizioni di meno significa molte meno possibilità di recuperare subito. Ottavo, facevi una bella partenza, magari ti ritrovavi quinto, ci avevi il podio là davanti. Visto che è una Ferrari che vi stanno dicendo che può lottare per chissà che, quando io vi ho detto dalla prediction e anche dopo, ho detto secondo me Ferrari comunque rimane dietro Alonso e le Mercedes. Certamente se sei quarto, quinto e succede qualcosa, stai là, il podio lo puoi prendere. Ma con sti piloti non possiamo fare più niente, ragazzi. Sainz e Leclerc, ve l'ho detto in live, mi servono Berger e Alesi. Alesi è l'eterna promessa mai sbocciata, fenomeno, che appena ci avrà l'opportunità vincerà i mondiali e tutto, e non la vinde mai, né con Ferrari né con Benetton. Berger il pilota un po' più meno talento, un po' più continuo nei risultati, che però spesso e volentieri a fine mondiale arrivava davanti a Alesi, nonostante avesse meno talento. E Sainz è la stessa cosa, mi sembra Berger e Alesi, pensate un po' voi che cool. Decimo Leclerc, voto 3. Voto 3 per il team. Certamente questa volta lui ha meno colpe del team, però c'è anche da dire, ragazzi, che se lui non si arrabbia, se lui non si impone, l'abbiamo visto arrabbiarsi alla radio, l'abbiamo visto andare all'intervista a essere molto amareggiato. Mezz'ora dopo va a fare l'intervista che va a essere tutti ma che ci avete creduto? Non è successo niente. È un atteggiamento sbagliato, ragazzi. Purtroppo, perché ad oggi Leclerc non può essere un campione, ma neanche nel futuro? Perché non c'ha la cattiveria e la fame dei veri campioni. Il vero campione è quello che ti va davanti alle telecamere e dice: mi sono rotti i coglioni, il team fa cagare e non mi ascolta, e svergogni il tuo team. Invece Leclerc non lo fa, c'è sempre una parola buona per difendere, e poi magari dietro fa casino, perché abbiamo visto quanti tecnici e team principal cacciati, abbiamo visto ex tecnici Ferrari che hanno detto che Leclerc nel box è lucubre, fa deprimere tutti. Cioè, o cacci le palle, ma era uguale alle sì. Alle sì, sempre i problemi, sempre le polemiche. Ecco perché faccio questo paragone. Alle sì, era uguale. Allora vi dico io, o cacci i coglioni. Perché se fosse stato Hamilton, se fosse stato Alonso, se fosse stato Verstappen, andavo davanti alle telecamere e diceva: il team ha fatto l'ennesima cazzata. E che poi mi direte: che è successo? Leclerc inizia a asciugare tanto la pista, viene fatto stare fuori con le intermedie, lui chiede le gomme slick come tutti, praticamente che fa? Torna al box, gli si ritarda la messa delle gomme slick, al momento che esce con le gomme slick inizia a piovere e non riesce a fare il giro e non riesce a entrare nella top 10, tra cui anche Sainz, grave errore della Ferrari nella Q3 quando sta per piovere molto di più. Verstappen è il primo a uscire, Sainz esce un minuto dopo Verstappen e non riesce a fare il giro perché becca lo scroscio d'acqua e non riesce a girare. Cioè, ma tanto ci vuole a capire che se sta per piovere tu il pilota lo devi far uscire subito, gli devi far fare il tempo subito. Ferrari manco quello capisce, ragazzi. Un team in disarmo, Sainz gli fai, non gli permetti di attaccare la top 6 perché lo fai uscire un minuto dopo, becca lo scroscio, finita la qualifica di Sainz. Leclerc ti chiede le gomme per la seconda volta consecutiva, ti chiede le gomme diverse e tu non gliele metti e tu non accetti. Allora, che cosa di credibilità c'ha Leclerc? Ma è un sabotaggio. Non è un sabotaggio voluto, è un non fidarsi del pilota che porta Ferrari a sabotare poi il pilota. Non è che Ferrari è scemo e dice: no, mo sabotiamo Leclerc e così noi ce la piamo all'ocuro. No, non è quello il discorso, non avete capito. L'ha fatto l'anno scorso solo perché Sainz doveva vincere, sperando che Leclerc ottenesse dei buoni risultati, e in un certo senso li ha ottenuti. Il discorso qual è stato? Questi non sono sabotaggi che sono voluti dal team per far male a Leclerc. È una mancanza di fiducia che il team ha nei confronti di Leclerc, che porta poi a dei sabotaggi automatici. Perché il team, quando Leclerc apre la radio, sta sentendo Spotify, sta sentendo, perché non lo sente. E questi sono i risultati. Alex Albon, voto 8, grande, grande, grande qualifica. È riuscito ad azzeccare il giro giusto al momento giusto. Sembrava che c'aveva la calamita per Sainz, quindi l'impeding, tutto Albon e Sainz l'hanno fatto.
Nonostante tutto, ottimo risultato. Williams in top 10. Lui è riuscito a sfruttare quello che doveva sfruttare. Pilota che mi piace, e vi ripeto, Albon per me è un ottimo pilota. Oscar Piastri, voto 7. Sì, raga, top 8, ottimo pilota, quelli che vi pare. Io in Piastri quel fenomeno che dicevate tanti non lo vedo ancora, fatto un incidente pure abbastanza stupido. Buon pilota, niente di più. Per me non è manco lontanamente paragonabile a Lando Norris, settimo. Voto, si prende voto 8 perché sta dietro, sta avanti Piastri. È in top 7 per l'ennesima volta, se le condizioni sono difficili. Comunque Norris ci sta sempre, dimostrando di essere un pilota completo che può lottare sia sul bagnato che sull'asciutto. E soprattutto Norris è un pilota che quando c'è da dare la zampata la dà. Dispiace perché a Barcellona potevo ottenere un ottimo risultato, ha sbagliato lui là alla partenza. Però questo è un gran pilota, ragazzi, da tenere d'occhio anche in ottica Ferrari, ve lo dico sempre. Esteban Ocon, voto 8, ottimo risultato perché riesce ad arrivare sesto. Quindi ottimo risultato ancora. Beh, Ocon è un po' così. Alpine ha fatto dei disastri nelle prove libere, poi in qualifica lui riesce a dare la zampata. Ocon, ragazzi, rimane un pilota che a me non piace per diverse caratteristiche, lo trovo molto incompleto, però i risultati li sta portando a casa e quindi noi dobbiamo valutare l'attualità. Ottimo risultato. Hülkenberg quinto, anche lui ha fatto l'infrazione in bandiera rossa. Ragazzi, quando un pilota non è concentrato, vedi se ci freghi qualche volta Verstappen a avere queste penalità. Non ce lo freghi. Vedi se ci becchi Alonso, vedi se ci becchi Hamilton. Non ce li becchi perché sono piloti concentrati. Hülkenberg, che voti si può dare? Voto 6 perché sarebbe stato 9 se fosse arrivato partito in prima fila. Adesso 6 perché giustamente già sei retrocesso al quinto posto. Tre giri di gara te lo troverai fuori dalla top 10. Ci vuole concentrazione, ragazzi, ci vuole concentrazione. Russell, voto 7, buon quarto posto, però è l'ennesima scoppola che prendi da Lewis Hamilton. La Mercedes, purtroppo, ragazzi, ha migliorato molto l'auto, non sembrava a Monte Carlo. Dai, recuperemo la Mercedes che sviluppa l'auto e la Ferrari non lo fa. Russell ha sfruttato una buona occasione, ma ci si aspetta che sia davanti a Hamilton, perché quest'anno Hamilton sta rovesciando quello che è accaduto l'anno scorso. Hamilton, voto 8. Beh, raga, mancava poco per arrivare in prima fila, eh. Mancava poco, perché essere terzi mi sarei aspettato la zampata del campione. Questa è l'unica fatta. Scende pole position. Scende pole position con una macchina del genere. Faceva Alonso, le faceva Verstappen, lo facevano tutti. Cioè, capiamoci. Nel momento in cui devi dare la zampata, ti fai battere di nuovo da Alonso. Ragazzi, qualcosa c'è. Però comunque si è tenuto dietro il compagno di squadra. Mercedes in netta crescita. Secondo me ad oggi sono la seconda forza del mondiale, perché possono contare su due piloti più o meno di pari livello che stanno sempre là. Sarà dura batterli. Per la gara hanno ottime prospettive di provare un doppio podio. Alonso permettendo. Alonso voto 9 perché sì, la squalifica di Hülkenberg, ma ci sta, quindi Alonso secondo, continua ad avere ottime prestazioni, è sul bagnato, è sull'asciutto. Voglio un pilota così integro, a 41 anni, poche volte si è visto. Ricordo Mansell, vinse la sua ultima gara a 41 anni, ma per degli eventi esterni. C'è da dire che Alonso probabilmente è il 41enne più in forma che io mi ricordi. Anche Schumacher mi ricordo a 41 anni correre, non era così. Mi ricordo Raikkonen, non era in questo stato. Grande pilota. E continua ad aumentare, queste sue prestazioni continuano ad aumentare i rimpianti per una carriera che poteva dare molto di più, come ha detto lo stesso Verstappen. Verstappen voto 9. Che voti si deve dare? Sta sempre davanti. O piove o nevica. Se piove, ma nel te no, ma la gara speriamo che sia bagnata, così può succedere qualcosa. Sì, vince Verstappen, succede, è troppo forte. Cioè non c'è una possibilità di batterlo, perché questo è un pilota troppo forte, ragazzi. E quando sei così dominante, tu ti puoi inventare quello che ti pare dietro. Lui vince. È probabilissimo appunto che domini anche oggi. Può accadere qualcosa? Sì, può sempre accadere qualcosa, un incidente. C'è il Wall of Champions che chiama tutti questi campioni. Però c'è da dire, ragazzi, che è molto difficile che Verstappen sbagli. Il mondiale è bello candato e lo spettacolo pure. Migliore della giornata lo voglio dare appunto ad Alonso, che ha fatto una grande, un gran weekend finora. Peggiore della giornata Sainz. O ti svegli oppure, se non ti rendi conto che stai in pista, va a fa altro la domenica, non rompere i coglioni a noi tifosi. Ciao, guaglione.